Questa trasmissione è offerta da Fieste dal País a Medeuzza, dal 28 luglio al 6 agosto, due fine settimana con musica, gastronomia, tradizione e divertimento. A Medeuzza, dal 28 luglio al 6 agosto. Le telecamere di In Comune quest'oggi a San Giovanni a Natisone, in particolare a Medeuzza, perché c'è una grande festa, una festa storica da raccontare, l'occasione anche per venire a raccontarvi questa comunità del Friuli. Accanto a me ci sono, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, gli assessori Carlo Pali e Catiuscia Di Lena. E partiamo subito con l'assessore Di Lena, assessore alle attività produttive. Raccontiamo ai nostri telespettatori il comune di San Giovanni a Natisone, in particolare Medeuzza. Dunque, il comune di San Giovanni a Natisone, uno dei comuni del Triangolo della Sedia, ha visto un forte sviluppo economico negli anni 80 e 90. Purtroppo è stato segnato dalla crisi degli anni 2000-2008, che ha portato un po' le nostre aziende ad avere non poche difficoltà. Negli ultimi anni un minimo di ripresa la stiamo vedendo, ripartendo. Ovviamente con dei segni abbastanza profondi, le piccole attività site nelle piccole case, dietro le case, nei vari garage, hanno dovuto per forza chiudere. L'accorpamento di più attività, quindi l'idea di aggregazione, di cooperativa, sta iniziando ad entrare nell'ottica dei nostri artigiani e delle nostre attività. Nel settore, questo per quanto riguarda appunto le attività produttive, non dimentichiamo l'agricoltura, che è un settore che non ha mai visto un forte segnale di crisi, ha sempre continuato il suo bel lavoro, il suo percorso. A livello comunale stiamo attraversando un momento, a livello diciamo nazionale, europeo, stiamo attraversando un momento molto molto importante, in quanto con l'uscita dei nuovi bandi per il PSR stiamo come comune abbiamo la collaborazione con altri comuni per portare avanti dei nuovi progetti, delle idee per lo sviluppo appunto nell'agricoltura e nel paesaggio proprio rurale in sé, che può essere sia di sostegno alle attività proprio agricole in investimenti per conto appunto delle attività, ma anche a livello comunale per quanto riguarda piste ciclabili, paesaggio proprio rurale, con la possibilità con questi bandi di poter far tornare bello il nostro appunto paesaggio rurale. Carlo Pali, assessore alle opere pubbliche e al patrimonio del comune di San Giovanni al Natisone. Abbiamo iniziato a conoscere una comunità che cerca di riqualificarsi, di rilanciarsi, e anche sul fronte degli investimenti ci state mettendo del vostro. Beh, sicuramente sì. Ricordo che la prima cosa che bisogna fare è sempre quella di ascoltare le istanze che arrivano dal territorio per poi poterle soddisfare in qualche maniera. Nel corso di questi ultimi 3 anni abbiamo fatto degli investimenti importanti per quanto riguarda le associazioni sportive. Ricordo l'intervento molto importante di oltre 100.000 euro per la riqualificazione dell'area del tennis. Ricordo l'intervento di oltre 150.000 euro per quanto riguarda l'area del polisportivo e del velodromo. E ulteriori interventi sempre collegati alle associazioni sportive sono in programma. Oltre a questo abbiamo cercato di sostenere le associazioni sia ricreative che sportive per quanto riguarda degli interventi, dei piccoli interventi ma comunque significativi per le loro realtà in conto capitale. Altre cose che sono state fatte nel corso di questi anni sicuramente sono da tenere in considerazione sono quelle collegate all'edilizia scolastica. Sappiamo la problematicità sismica che si è in qualche maniera manifestata nell'ultimo periodo in Italia, le nostre strutture ovviamente sono tutte quante a norma, ma abbiamo voluto implementare gli sforzi, abbiamo voluto rendere ancora più sicure le nostre strutture, pertanto sono stati fatti già degli interventi completati, interventi alle scuole medie di 250.000 euro e adesso sono partiti i lavori per oltre 440.000 euro con contributo della regione per la riqualificazione della scuola elementare.
Nel far questo abbiamo voluto, anzi dovuto, spostare i ragazzi delle scuole, una parte dei ragazzi delle scuole elementari, nel plesso qua a Medeuzza, che temporaneamente verrà utilizzato per accogliere le classi dalla prima alla terza elementare. Oltre a questo abbiamo già predisposto una domanda, abbiamo già partecipato a un bando regionale dove abbiamo un buona range, una buona possibilità di ottenere un contributo a fondo perso di 770.000 euro per quanto riguarda la scuola elementare di Dolegnano. Assessore Pali, sul fronte delle infrastrutture, di che cosa ha bisogno San Giovanni al Natisone? Ma San Giovanni al Natisone ha delle zone industriali, ha tre zone industriali create e realizzate negli anni 70, ma alcune anche fino agli anni 90, che presentano delle criticità. Sicuramente queste criticità sono collegate a una mancanza in parte di rete fognaria e di metanizzazione. È chiaro che una zona industriale che non è dotata di queste infrastrutture oggi, come per esempio anche la DSL oggi, sono zone che difficilmente possono prevedere un buono sviluppo. Pertanto, grazie anche al contributo della Regione, abbiamo pianificato degli interventi. Siamo in attesa di avere una conferma da parte della Regione per un piano di investimento di 7.200.000 euro e consideriamo di realizzare, di iniziare quanto prima le opere e concluderle nei prossimi 3 anni. Per quanto riguarda Medeuzza, anch'essa è presente nel territorio proprio di Medeuzza sia l'agricoltura in sé sia le attività produttive. Quello che manca purtroppo è il negozietto del paese. Noi attualmente a Medeuzza abbiamo una piccola edicola che ha qualche un po' di frutta e verdura e un panificio. L'unica attività produttiva era in piedi fino a una decina di anni fa, purtroppo però con l'arrivo dei grandi discount e di un parco appunto di discount e di supermercati ha dovuto sopperire a questo e chiudere, insomma. Una comunità comunque che vuole mantenersi viva e nelle sue associazioni, nelle sue tante associazioni, trova la forza di creare appunto eventi e manifestazioni. Una comunità molto molto forte, molto presente appunto in Medeuzza. Sono presenti più associazioni, poi ovviamente nelle varie associazioni sono presenti più o meno sempre le stesse persone, gli stessi uomini e donne. La festa appunto di Medeuzza è a culmine di queste collaborazioni tra gli alpini, l'associazione ricreativa, le varie società sportive. Quello che fa piacere e sono orgogliosa del fatto di essere appunto di Medeuzza, perché io abito qui a 100 metri dalla festa, è il sentimento, la sensazione proprio di comunità, la voglia di stare insieme, di impegnarsi per il bene della comunità in sé. Questo è molto molto bello e degno di lode di tutti i componenti e gli organizzatori di questa festa. E Medeuzza sarà pronta ad accogliervi nei prossimi 2 fine settimana con la Fiesta dal País. A raccontarci come si organizzerà questo grande evento sentitissimo dal territorio c'è Eros Bergamasco, che è uno dei collaboratori dell'associazione ricreativa di Medeuzza. Eros, quando si parte? Si parte il 28 con il torneo 3 contro 3 accompagnato dalla musica del T-Radio. Il 29:30 ci saranno gruppi liscio, il sabato e la domenica ci sarà il Ludon Tour, che in pratica porterà dei giochi per i bambini più piccoli e così c'è la possibilità per i genitori di poterli lasciare tranquillamente nel nostro campo sportivo, anche perché è recintato. Quindi 3 agosto che c'è lo spettacolo dei Trigeminus. Poi venerdì 4 agosto avremo il Last Minute Band, gruppo per giovani che suoneranno rock. E sabato e domenica avremo altri 2 complessi liscio. I due sabati e le due domeniche ci sarà anche la tombolissima del Montepremi di 2.000 euro.
e quindi siamo quasi pronti per cominciare questa avventura di quest'anno. Quindi due ricchi fine settimana di divertimento, musica, animazione, ma anche gastronomia. Gastronomia, avremo dei fornitissimi chioschi con bevande, birra bavarese. Speriamo con la possibilità di usare i famosi creek di vetro, perché ormai stanno scomparendo. E poi avremo il calamari, avremo la Wienerschnitzel, gnocchi fatti esclusivamente da noi, patatine fritte, fagioli con la cipolla, formaggio, quindi ampia scelta per tutte le tasche e i gusti. Naturalmente punto di ritrovo è il campo sportivo di Medeuzza, che si trova lungo la strada che da Palmanova porta a San Giovanni a Natiso. Esattamente, si troverà venendo da San Giovanni, appena si entra a Medeuzza sulla sinistra direzione campo sportivo. C'è un ampio parcheggio per poter accontentare tutti i nostri clienti. Eros, questa festa è possibile realizzarla anche grazie soprattutto al ruolo dei volontari che danno una mano. Che movimento ruota attorno a questa associazione di Medeuzza? Ma come associazione siamo come iscritti una ventina, però la forza lavoro di questa sagra è di 60 persone, prima, durante e dopo. È da ringraziare dal primo all'ultimo, anche agli assessori, perché al comune, anche perché senza di loro certe cose magari c'è la possibilità di non riuscire a farle. Quindi la fatica c'è tanta, prima, durante e dopo, speriamo che vada tutto bene, tempo permettendo. E soprattutto l'importanza di un momento di comunità per tutto il paese di Medeuzza. Esatto, anche perché la prima domenica, quindi il 30 luglio, ci sarà la festa del Perdon, e ci sarà la processione in paese e quindi poi la cena verrà effettuata qua a tutti, al campo. La memoria storica di Medeuzza è sicuramente Don Carlo, il parroco del paese. A lui chiediamo di introdurci un po' a cos'era al tempo questa borgata di San Giovanni a Natisone, che un tempo sappiamo fu comune. 40 anni che sono qui, allora un tempo era la frazione di San Giovanni, prima era di Chiopri, è una storia antica e lunga comunque. Sono almeno 700 anni che esiste il paese, no? Anche più, perché il posto è adatto per viverci. Festa del Perdon, come si dice il nome stesso, trae origine da una specie di giubileo parrocchiale che si faceva in tante parti del Friuli. Era un'occasione dove la gente si accostava ai sacramenti e facevano anche la processione mariana intitolata alla madre di Dio. Ecco, domenica 30 c'è la processione per la festa del Perdon, pomeriggio alle 5:30. Ed è una cosa interessante anche dal punto di vista artistico, non solo religioso. C'è un gruppo di signore che passano mesi a confezionare dei fiori di carta, a fare delle stupende composizioni, no? E le strade sono uno spettacolo da ammirare anche per chi desidera vedere queste cose. Come mai i fiori? Che simbolismo hanno? I fiori sono sempre stati abbinati alla Madre di Dio, alla festa, sempre abbinati alla novità di vita, ed era classico soprattutto nel Corpus Domini addobbare le strade, anche le strade proprio per terra, con dei fiori colorati che venivano raccolti, no? I fiori volevano indicare la festa, la gioia, perché passa la processione. Medeuzza è legatissima a questa festa, a questa ricorrenza e anche a questa saga. Bisogna dire che i ragazzi, che adesso sono 20 o 60, i numeri che magari si sentiremo dire, ecco, sono stati bravi a tenere duro, come ti spiegano, nei momenti difficili. E cioè per alcuni anni veramente si pensava di interrompere, di lasciar perdere, come molte altre sagre paesane sono perse così male. Perché? Perché la gente non rispondeva, perché le norme, perché i regolamenti, perché i costi, eccetera, eccetera. Hanno saputo tenere duro a continuare, io ho detto la parola giusta al momento giusto, e adesso è successo che da alcuni anni non occorre neanche fare propaganda, la gente sa, viene, sa cosa trova, è soddisfatta, e la festa va avanti così in qualche modo per autoreclamizzazione, no? Ecco, questo è molto importante, sono momenti grandi per il paese,
quello che manca è un po' di generosità da parte dei 15-anni, 17-anni, quella gente lì che va molto volentieri alle feste così paesane, ecco, però va a partecipare, va per godersela, non per lavorarci dentro, ecco. E dovrebbero un po' eliminare certe burocrazie, certe difficoltà, ecco, normative alle volte, perché 3 giorni di festa non è un ristorante di lusso e non si può applicare le stesse, diciamo, norme e criteri, no? Ecco, e per questo dovrebbe essere più facilitato, perché è un momento di gioia, di festa, di aggregazione. La gente si vede, si saluta, si incontra in queste feste qua. Sono veramente un momento prezioso per la gioia dei paesi, no? E dovrebbero aprire un po' gli occhi su queste realtà e essere più generosi. Don Carlo, l'occasione di venire alla festa del paese qui a Medeuzza può valere anche l'opportunità di scoprire un po' il paese, che ha qualcosa da mostrare in particolare a livello architettonico e storico. Ecco, allora la cosa più interessante è chiaramente la chiesa campanile, ecco, la chiesa che è stata, pensi lei, 2 anni fa abbiamo celebrato i 100 anni dall'ultimo rifacimento, ma è datata dal 1330, c'è una data, insomma, della sua esistenza. Ecco, poi c'è il campanile, come dicevo, che è di buona fattura, che è caratteristico. E poi c'è gli edifici, le costruzioni simpatiche. Vede, ci sono le fabbriche, no? Adesso sono in crisi, ma c'erano 200 posti di lavoro tempo fa ed è stato quello il momento di massima espansione del paese. Avete imparato dunque a conoscere Medeuzza, questa frazione di San Giovanni a Natisone, pronta ad accogliervi per questa grande, grandissima festa. Una festa dai tanti appuntamenti, e a farceli riassumere c'è Greta, che dietro il chiosco è pronta a ospitare tutti quanti verranno a degustare qualcosa. Certo, abbiamo ovviamente, vi ricordo, venerdì c'è il torneo 3 contro 3, c'è il tir radio, sabato c'è anche la manifestazione dei cani che ogni anno ci permette di occupare il campo sportivo, e sabato e domenica invece abbiamo sempre l'orchestra, giovedì invece il teatro con i Trigeminus, e il venerdì, l'ultimo venerdì, abbiamo sempre musica giovane. Ovviamente noi vi aspettiamo per bere una buona birra, mangiare un buon piatto di calamari e gnocchi fatti in casa, e sempre col sorriso e pronti a ospitarvi. Questa trasmissione è stata offerta da Fieste dal Pais a Medeuzza dal 28 luglio al 6 agosto, 2 fine settimana con musica, gastronomia, tradizione e divertimento. A Medeuzza dal 28 luglio al 6 agosto.